Daniela Giordano è tra gli occupanti del Valle dall'inizio di questa avventura del Valle che dura ormai da 5 mesi. Da 5 mesi e niente, volevamo sapere intanto le motivazioni dell'occupazione del Valle, anche se più o meno si sanno, però specificate meglio, e dove state andando, perché abbiamo visto anche su internet che c'è un grande movimento di, anche sociale intorno al Valle. Intanto diciamo il punto dove siamo adesso, perché in realtà il Teatro Valle è stato occupato 5 mesi fa con un obiettivo che in questo momento sta prendendo forma e corpo attraverso una bozza di statuto per il Teatro Valle come fondazione per il bene comune. E questa cosa, diciamo, l'argomento bene comune è in questo momento all'ordine del giorno. Questa nuova categoria che in realtà noi stiamo praticando da 5 mesi qua dentro in assoluta condivisione, è una categoria che pur tenendo conto del pubblico e del privato in realtà rappresenta un superamento sia dell'uno che dell'altro in una forma partecipativa diretta, dove si azzerano in qualche modo i verticismi e invece si asseconda quella che è una sorta di turnazione all'interno, ma proprio perché è partecipata, quindi prevede... Infatti è possibile, ho visto in internet, anche partecipare alla stesura dello statuto, cioè con commenti, suggerimenti, opinioni. E quindi risulterà alla fine uno statuto condiviso anche col pubblico. Esatto, esatto. Perché il pubblico può partecipare e dare le opinioni. Il pubblico che poi è la gente che è comune, la gente che vive poi sono i cittadini. Certo. Che poi sono i cittadini. E quindi c'è stato un po' un ripercorrere, riaffermare l'idea che prima di tutto e innanzitutto siamo cittadini e poi ci andiamo declinando e specificando nelle nostre caratteristiche, diciamo, specifiche che può essere artista, artigiano, insegnante, autista, barista. E quindi tutti ci possiamo prendere cura del nostro bene comune, che come sia arte, come l'aria, sia acqua. Come l'acqua, come l'aria. Molto bello. Grazie. Anche qui siamo state...